certo classificarci pessimisti e ottimisti per lo più dipende da una fase o dall'interpretazione di una fase. Profondamente il sardo è strutturato in senso psicanalitico in una dimensione depressiva, cioè il sardo è pessimista e moralista culturalmente, per motivi storici, per motivi di educazione e di dominazione straniera, per motivi più precisamente di repressione delle sue capacità creative. Noi abbiamo una forte capacità creativa, ma è repressa e rimossa da un superiore, da noi stessi, attraverso l'ironia, il sarcasmo, attraverso la negazione. Noi vediamo tutto, noi diciamo, la nostra intelligente e capo schermato, cioè noi affermiamo negato. Quindi a livello inconscio in noi c'è una struttura repressiva, c'è una struttura che punta sulla negazione, in senso psicanalitico addirittura c'è una struttura che punta sul diniego, che è ancora peggio della negazione, cioè che addirittura dice non si pone neppure il problema. Il diniego costituisce il nostro inconscio. Ecco, questo è il primo atto di liberazione di noi sardi. Sul pessimismo non si può costruire. Noi è che ci godiamo, noi in profondità ci godiamo ad essere ipercritici, noi siamo ipercritici. Perché noi siamo degli analisti profondi della realtà sacra e ci logoriamo proprio nell'identificarne gli aspetti più drammatici, più terribili, più sofferenti, e pur ribellandoci c'è un godimento di questa situazione. Questo a livello psicanalitico è la nostra struttura di fondo. Come ribellarci? Ribellarci a questo è fondamentale. Noi dobbiamo assolutamente credere sempre, comunque, ma soprattutto nell'azione, perché in noi c'è un blocco tra enorme capacità critica e trasferimento di questa analisi in azione. Noi sappiamo tutto sul banditismo, sono stanco e non accetto più, e ho, ultimamente proprio mi sono negato a un intervento di televisione sul banditismo. Noi sappiamo tutto della struttura e della trasformazione delle zone interne, ma ogni volta che proponi un progetto reale, come è capitato a me a livello provinciale, o proponi a un comune un progetto vero, realistico, per operare una trasformazione, c'è uno strano blocco, cioè non si traduce quel quantum di energia che noi investiamo sull'analisi e sulla verifica masochista proprio della nostra situazione sofferente, non c'è una corrispettiva traduzione, un corrispettivo investimento in fase positiva. Fase produttiva scatta il meccanismo dell'ironia e usa in campo stinconca che chiare fa che non scoglie. Quando si mette a fare e si dice, poi, attenzione, e che cosa è il matto, ma bere se si può. E poi, ma non è che bere se si, e non muovimo su, in modo che non bere se si. Cioè in noi è profonda questa fattura veramente ci divide ogni investimento, proprio nel senso dell'investimento, proprio del profondo. Investire vuol dire, cioè investire in proiezioni nostre verso oggetti cosiddetti psicanali, oggetti che può essere l'affetto, che può essere un oggetto reale, l'oggetto in senso lato, è tutto ciò che noi come soggetti investiamo in un oggetto da produrre. Allora noi dobbiamo entrare invece in una psicologia del fare. L'investimento, il sardo non è che non ha capacità di investire, ne ha moltissime, è che l'investimento lo vuole, come dire, in qualche modo garantito, perché altrimenti tu ti esponi, ha fatto sul passo formale, è scasticato, credia di acre, stare attento, no, sta fa che gaino, cioè, vedete che tra di noi c'è tutta una serie di bilanciamenti, di attenzioni, come se ci fosse un superio che è lo sguardo sociale della comunità, che era, o se neanche fallito, e io che ti a fare, dai stare in tretto su oso, vedete che c'è tutto un condizionamento. Voi pensate alla psicologia mercantile moderna, guai a ragionare così, che, e chiunque farebbe un investimento se avesse una sicurezza di produzione dell'investimento stesso e di un rapporto continuativo merce denaro ad infinito. Ora, noi dobbiamo, si può operare in questo, è il fare che conta, il fare comunque addirittura direi, perché nel fare le cose si fanno, anche in politica, voi anche in economia, voi sempre chiedete, sì ma che cosa mi garantisci? C'è una garanzia prima del fare, c'è un far politica prima del far politica, ma tu che progetti hai, e politicamente che programma hai, e fammi vedere il programma, ma è chiaro le cose. Cioè c'è una specie di convinzione che esista una specie di rettangolo di conoscenza e di sapere che ci garantisce, poi noi con questa garanzia entriamo, assolutamente no, non ce n'è garanzia. La garanzia è nello sperimentare facendo, è nel fare producendo,
E nello spostarci lungo il fare verso settori che consideravamo prima impossibili o marginali e che nel fare diventano fondamentali. Cioè non c'è in noi davvero questa concezione pragmatica e sperimentale del fare in politica e in economia. Questo secondo me è uno dei motivi di fondo che mi pare. Io questa analisi l'ho fatta e penso di uscire anche con un libro proprio, diciamo, anche di pretese proprio analitiche di questo fenomeno, perché mi pare fondamentale proprio nei termini di uno sviluppo economico e culturale dei sardi. L'intellettuale sardo ritengo questo gioco, guarda, io ho una concezione la più feroce rispetto ai sindacati, rispetto ai politici. Io la mia opinione sull'intellettuale sardo è la più ferocemente, cioè l'intellettuale sardo per davvero non ha nessuna statura morale, etica, di comportamento nei riguardi di se stesso e del potere, di quel piccolo potere che sono poi frantumazioni, soglie minime di inserimento, si adatta sempre. L'intellettuale sardo non ha una sua identità, anche perché è fragile economicamente, perché dipende dalla struttura, e poi la struttura sua, supponiamo universitaria o d'altro, che è di competenza specifica, ma poi da tutta una serie di sottobosco regionale di ricerche, di inserimenti, e quindi l'intellettuale sardo è veramente un individuo che non può guardarsi allo specchio, altrimenti lo specchio se lo deve truccare, altrimenti non resiste all'immagine riflessa di chi è solo. E dall'altro canto, anche qui bisogna combattere, bisogna lottare, perché è inutile che da questo decidiamo che non c'è niente da fare, bisogna insistere, lottare, comunque operare anche a livelli marginali, perché dal poco nel fare si fa il meglio, si fa il molto. La CISL forse è dei sindacati, da cui io sono incompetente, mi sono sobbarcato su argomenti non specificamente miei, ma mi pare che sia il sindacato che si è posto in maniera più critica nei riguardi della politica attuale, da quel tempo sui giornali, come dire, nei mesi scorsi. E però d'altro canto la difficoltà è questa, sino a che punto la CISL come sindacato, la CISL può a un certo punto operare un salto. Io mi rendo conto che le cose, è facile per uno pseudo-intellettuale dire sì, bisogna, e caro mio, sono cose molto simili, bisogna stare attenti, non è che io seguo i miei istinti così intellettualoni e quindi non faccio nessuna critica di nessun tipo, però me lo chiedo, mi interrogo, in che misura può superare quella linea? Perché la mia paura è che noi ci stiamo ingolfando in Sardegna terribilmente dentro strutture cosiddette contrappositive, per cui siamo in una posizione o a disgusto o a disgusto. Non binata di lui, questo è pericolosissimo. Per esempio, si diceva poc'anzi, accettiamo gli americani, accettiamo i giapponesi, altrimenti noi dobbiamo difendere i posti di lavoro. E ma l'esigenza più legittima di questa, voi, di difendere almeno, oh carità, zucchi beste. Sarebbe un delitto non farlo, però allo stesso tempo questo sistema di sopravvivenza interrogativo non ci porta ad una specie di non investimento nel futuro, non investimento comunque, da ciò, cioè dobbiamo sapere che da ciò salviamo il salvabile, perché è drammatica la situazione, ma non speriamo nulla, nulla assolutamente nulla. Così sulla Costa Smeralda, posti di lavoro, ma non speriamo nulla perché sono tutti quelli capitali che comunque andranno fuori a far parte di un altro circolo che è quello dei nomadismi turistici internazionali. E ancora sulla giunta regionale, sino a che punto tu sindacato, che ti riconosci anche in uno schieramento politico, grosso modo, che è quello al potere, cioè, ma a che punto puoi forzare la situazione? Cioè tu ti accorgi che è una giunta che sta producendo poco, ma in che misura puoi forzare la mano? Ma un momento, allora facciamo la politica dell'opposizione, vedete come siamo incastrati in un gioco contrappositivo che non ci lascia margini, sia in economia sia in politica, e per cui dobbiamo stare attenti a fare gli ipercritici, però poi il salto vero, reale, me lo chiedo, è possibile farlo? E soprattutto, e con quali risultati? Non saranno risultati peggiori anche? Io veramente non saprei cosa scegliere, ma non perché non capisco, ma se fossi io, non dico come ci, ma come soggetto, non saprei davvero cosa fare, perché veramente la cosa è così obiettivamente, drammatica obiettivamente, non è che io, mettendomi in crisi e facendo una polemica totale e a tutto campo e feroce su Palomba, poi però che cosa avviene dopo? Vedete come siamo sempre in situazioni obbligate? Allora qui si tratta appunto di scelte di campo rischiose, ma è il rischio, questo discorso mio dell'investimento nella politica e nell'economia,
di non farci incastrare troppo in queste forme dicotomiche che ci costringono ad una specie di stare in mezzo, ma quello stare in mezzo significa in qualche modo accettare uno stato quo che di fatto non prospetta nulla. La cosa può incattivirsi tanto che saremo costretti a farlo dopo, ma avendo perso per esempio una base che ci sfugge anche a livello sindacale. Allora il problema del coraggio, il problema dell'interrogativo, io me lo pongo non come scelta, me lo pongo proprio come dubbio, per ragionarci e per vedere che cosa su quel confine di dubbio, in questo incasto terrificante, quali sono i margini possibili, veri, autentici, produttivi delle nostre possibili scelte. Sul regolamento che sul dirigente se permette poi là su manometà di sardo però se fosse dirigente ma se permette questa cosa da base lo vuole di mente l'intasaggiare no che di un arredo due o tre cose abbastanza impresse che dopo disco suo impegno schivenese e quindi quanto è importante su tempo schisavarra una cosa da prima di loro o zinchi sa cosa in Sardegna non funziona. Potevo su decidere da scambiare noi o da scambiare da sosati. È importante comprendere così una raia prima Bacchisi, su Iannau, il professor Rindio, De Frontera, Paradiso, no? Finente, si scritto, si impegno de Gianni, che ha bisogno del vai. E in Sardegna mi pare che si sunti incominciante o si genda a fare cose. Sarà questa cosa che in depeso decidi este commenti si voniosu anche di esas cosas che sunti succedente. Secondo me non sacisili, ma sacisili este del meda chi tenta sempre di fare, di dover incominciare, no? È giusto che sia chiarsi. E tende un momento importante di questo succede, di questa sua sindacale si agatta tra l'economia e la società, organizza domini, sì. Una di queste domini, sì, intendendo in senso di femmina, sì, domini, sì. E questa decisione si riviga a Cisle, po' conto del suo sindacale, impare con il suo sindacale, è importantissimo. Non è che tutte queste cose si nascono di voi siano importanti. Certo, noi siamo andati a pregare in queste scuole, in ogni azzasso, no? Che si è cominciato l'anno passato. Però, devo pensare che si è a cova, sul resto è un po' salte nostre, di andare a fare scuola, di incontrare i pizzini. E poi siete rischidesi quando li venite fizzo, sono queste importanti, chi fizzo vostro sostiene certe idee, se ti comprendete come è questa situazione. Come te ne erano in vita, saperla chi da lo spodera. Quindi, questo che sono di nascente non sono di su quale, non tente da tutte le esperienze importanti. Però, noi in questo momento, posta situazione che si è, noi schideuso che alla essere questa cosa che ha da pigli. Quindi, teneuso con bisogno, in se stesso momento, da bene, sa gara del vale e sul rispetto per ogni cosa che nasce. Depeso esaminare, se è stato contrario a questo che vedo normalmente come te sardo, non vai disso non andrà bene, non faccio deo, quindi mi pongo a fare, mancare la stessa cosa che vai sardo, qui da sardo non la vai con me. Ecco, quindi, se importante è schifezzeo, senza questa gelosia, voi non vi siete noi, sì, è in su mentre se comprende la tua e su chi vai sardo. In questo modo, noi si per tante cose che voi intenaschi di poesi, a coa, a gattauso, queste cose più importanti. Itta sunti queste cose più urgenti. Sostempo, lo sunti decidente attivo. E lo sunti decidente vince spogonto nostro. Per me, la giunta Valomba, este s'ultima giunta autonomista, per questa base. Autonomista. Decidente, sosati lo sostempo e non mi preoccupa solo Bossi. Bossi è appartenente, chi ha fatto il coordinamento nazionale se ne sono sindacato, mi devo intinare il business su BDS, il vendito su BDS esatto, io sono andato a Roma, ormai sa cattanta commenti a ragione, sa cattanta, di più da cattare del meta, con noi si tanto sempre negato, però come comincia a dare un'arrete,
che vinza se in subidiesse ormai so de suba hanno deciso certe cose e so de basso si chiede decidi decidi si chiede seguito si non si arranza. E in confronto de, ponendo in pare sud de suba e sud de sutta noi si siamo in domani una situazione in pare speciale. Noi intanto non dobbiamo decidere con fins sul dato zai decidi o sanatura. Non ti dobbiamo domandare chi è Zeus, poi ti dischi Deus chi è Zeus. Se si domandano se a noi si è la vita o come diceva di San Francisco, noi siamo in pieno garante. È da un secolo che si dice che i popoli hanno la libertà. Dobbiamo decidere di noi se fins sa vuole poter arrivare. Deve un po' insegnare, la vita non è, la vita resta la coma. Questa cosa che a me mi pare importante è che assumendo un'occasione per decidere un noi, poi decidere la maggioranza di deve essere, la maggioranza di, però chi deve si innoghe, assumendo, decidere su noi si innoghe, e a cosa discutere su Sosanti? O assumendo su impedeo si decide di Sosanti, lo so, la santesima umana su questo nostro. Secondo me, noi si depeso, se chi ha decidili e ha discutili in presa, su questa cosa. Non è importante solo su tipo di federalismo, ma appunto se decidi di sosate, se decidi su tipo di federalismo, è sul federalismo che interessa la ISO, se non è federalismo se uno decide dal suo posto di sosate. Sul federalismo è este, che dottus decidi di impare, ma dello non ha vinto sempre Sardegna, come gli entrava su questa cosa. Chi dottus decide ti impare e ognuno si va a carico del suo interesse del satiro. Poi da guardare queste cose che sono andando in mare, esca solo e suba, sono decidente, denarre, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato, scordiamo c'è il passato a San Napoletana, cioè sono in vendita a Samo de Napoli, in vendita in tutto questo che succede, in questo che entro di vantaggio. So. Non è che gli dottu e ostento varisi. E in modo speciale noi santos, noi esistetti e noi sottenni la stessa misura che io usavo. Sara, questa cosa che si aspetta da este gusto un vago che si offende, assumando cosa di discutiti, assumando cosa a un certo momento decidi di esibire, decidi son modo di esibire e poi hai una decisione. Non è una cosa mega complicata. Questa è una cosa mega difficile da pensare. E certo che è una cosa coraggiosa, però. Cioè, che a un certo punto, uno narra da Deo in Italia, di aver zistai essendo sardo. E si commenta di aver zistai essendo sardo, e come si taglia se si spaccato, o coronare come il professor Lillio, non è mai stato il gusto chi ha nato. Noi si diagherebbe essere in Italia come ente sardo. Poderioso decidi tantissime cose, decideioso e avrà in pare, però in questo modo, certe cose se lo fai de sa, stato federale, altre cose se lo fai de sosatilo. Però è strano il gusto che va in tiso, decideioso con noi, sa su mancus. E sarà cominciato, non è che sia difficilissimo, ma su difficile, non è che sia in tanto, si pone d'accordo. Sa cosa è più difficile, è se decidi di noi, decideo sul commento per essere fatta questa cosa con noi. Noi se ho scusso chi decidi in ditta succede in Costa Smeralda, noi se ho scusso chi decidi di immesso questa Sardegna, questa agricoltura, noi se ho scusso chi decidi. E finza saccandono, e vi un altro passaggio, finza saccandono se ho in grado noi per fare questa cosa, non si va in te. Se noi, vi faccio un esempio, se noi siamo stento sa miniera, noi si trasformando questa miniera in locus del turista, cioè firriauso, sosattilo, se riandavo, noi si è tutto a via, se sozzasso, i vuoi santi sortao, come di stessa cosa ho fatto con Sasturri di Castello, come ho fatto in tante altre cose. Ma non fu in mezzo, su questa miniera, io si aspettavo, lo si sfruttava, quando lo potevo si sfruttare noi, si, e San Ricchese, mentre si canta a Parigi, in Belgio, a Milano, io sposico di noi, si mancava incominciando a fare questa miniera, se la saperra, vintando scusa tra. O questo discorso non si vuole fare, certo non si vuole fare, perché in storia, questo che succede, succede, e fine. Però, in sudurismo, si comincia io a ragionare in questo modo, che se le cose si vanno in te, quando si schideo fa in noi, sì. E chi non pensi so sattiro, si comporà in terra, ponuda, e spesso sono di meta delinquentes, e noi si potessero andare in qui a fare solo su scamerieri.
Cioè, incominciant desidentità, incominciant sosa resonamento, che si porta da tesa, noi o io scricavo di sbagliare. Non tenevo tempo meda. Ecco, un modo che potevo si cominciare a fare è stare a resonare impresse di trattato noisi. Sacisili, fai questa cosa sul 24 del giugno, si quante provocati la categoria, si poteva subire e approfondire con il suo dirigente, si quante fai tante cose, l'importante è stare a tenere sapretto, dei schidi, che del peso prima e su tempo si può decidere noi spuro, o assumendo che si possa scosa nostra. Io mi primo in no, che io se la tenere l'occasione per la raccontare. Questo primo parte che sappiamo che è una cosa nostra, ringraziando a tutti, credo che questa online che De Bonimbertola si è nato con Almeida, sicuramente il suo cammino avete degli affari, affrontando il problema quotidiano che viene con le aziende, certamente sul contributo di riflessioni è una cosa preziosa. Potrei scrivere a Spotify, questo è una bellissima paristoria, una riunione con voi di un operaio, che è andato a Puffelli, che andrà un seo della Ballenza, non mi intenda, un altro di Tasefendi, seo della Ballenza Verde, con una costruzione, esatto, con Nebbe, seo della Ballenza, con il seo costruendo una cattedrale. Ecco, devo avere Minoso, che sto a fronte del traballo di ogni azienda, sapendo che c'è anche la cosa nostra, che è necessario tenere presente che sul contributo cosa nostra, con la miglioria di questa situazione, di fabbrica con fabbrica, è stato un modo per dare una mano, può costruire questa cattedrale di cosa nostra. Credo che sia un modo meglio, con il vivismo, fate come. Sul contributo che oggi ottengo, si aggiunta a traballare potendo in arte di questa cosa frequenza, grazie, noi seguiamo questa riunione cosa nostra, a meno vivi.